È morto Adam Gendubi, l'attore modello napoletano 23enne in coma dal 1 gennaio 2024, a seguito dell'arresto cardiaco che lo aveva colpito la notte di Capodanno. A confermarlo è il fratello con un post su Instagram nel quale spiega che la famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi seguendo le volontà del 23enne. Il giovane, di origini tunisine e polacche, ma cresciuto nel rione napoletano di Forcella, era diventato un personaggio popolare per aver preso parte ad alcuni dei primi e più noti video di Liberato, il cantante napoletano che non ha mai rivelato la sua identità. Adam, volto pulito, bellissimo, evocativo, aveva poi interpretato il ruolo di Aucelluzzo nel film La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi. Il ragazzo era stato ricoverato alle prime ore del 1 gennaio, dopo essere stato soccorso incosciente a Castellammare di Stabia. In un primo momento si era diffusa la versione che fosse rimasto vittima di un incidente stradale, ma fonti sanitarie avevano successivamente confermato a fanpage.it che si era invece trattato di un arresto cardiaco, le cui cause restano tuttora ignote. Secondo le informazioni trapelate, Adam aveva partecipato ad una festa di Capodanno, successivamente aveva perso i sensi ed era finito al suolo, provocandosi così le gravi lesioni al volto. Nei giorni successivi era stato sottoposto a numerosi accertamenti clinici, ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, soprattutto per i danni causati dalla mancanza di ossigeno al cervello dovuta all'arresto cardiaco. I primi test tossicologici avevano dato esito negativo, non riscontrando tracce di alcol o stupefacenti. Era stato sottoposto ad una TAC che aveva evidenziato un grave edema cerebrale e apparentemente l'assenza di danni permanenti. Nei giorni successivi il quadro clinico è peggiorato, fino al tragico esito delle scorse ore.